Che cos'è la parte di console? Cos'è una console? Beh, una console è un tavolo in questo caso sul quale si lavora. Nello stesso modo, una console in ambito informatico è uno spazio che serve per lavorare. La vostra console l'avete scaricata dai link che vi abbiamo dato noi, quella originale si trova comunque nel sito di OMS. La versione a cui siamo arrivati in questo punto, mi pare 3.6.35, mi pare, ma non sono assolutamente sicuro. Comunque, qualunque essa sia, è aggiornata. E quindi, una volta scaricata, l'avete installata. Quando la aprite, la console e la aprite in modo diverso cliccando sul bat file in Windows, eseguendo da terminale console.sh in Mac o Linux, quello che vi appare è una cosa di questo tipo. Lo spazio superiore presenta delle icone. La prima in alto a sinistra consente di aprire una parte vuota, nella quale potete creare anche a mano un SIM file da soli. La cartella immediatamente a sinistra serve per aprire un file esistente. Ci sono altri due simboli che non sono qui sottolineati, che poi comunque di cui vi parlo. Per creare un nuovo progetto o ad aprire. Potete usare la prima icona che sta sulla parte destra in alto. Viceversa, per aprire un progetto esistente, dovete cliccare sull'ultima icona a destra. In particolare, in questa console, voi vedete, sono già caricati due simulation file, uno si chiama hello.sim e l'altro si chiama pitfiller.sim. Non è così importante sapere che cosa fanno questi file. Per girare la simulazione, dovete cliccare sul tasto play, che è quello che vedete identificato con il triangolino. Poi ci sono tutta una serie di altri strumenti che potete usare, sui quali non mi soffermo. Mi soffermo però sulla ghiera che vedete in alto a sinistra, l'ultima in alto a sinistra, che è la ghiera dove date gli elementi di sistema della console. In particolare trovate anche dove si trova il file dove si trova Java, quindi potete dichiarare lì dove si trova la home di Java. Qui dentro avete caricato nella parte propria dei SIM file un SIM file evidentemente non eseguibile, che non è possibile eseguire, però ha le sue, diciamo, la sua struttura generale. La parte sottostante, la parte dove è contenuto il SIM file, è invece una parte di console di terminale nella console, se volete. Questo terminale conterrà gli output visuali del vostro programma. Dunque, come vi ho detto nella lezione precedente, ci sono una serie di cartelle. Io ve ne avevo elencate alcune input-output, in particolare data-output, scusate, simulation. Source ve l'avevo elencata, qui ci sono alcune altre directory. Vedete anche che c'è una directory.oms che solitamente non è visibile. Questa contiene dei file di configurazione. In particolare, in questa directory data sono contenute due sottodirectory, perché ci possono essere delle sottodirectory, dei subfolders, e in particolare uno si chiama Lockvale e l'altro si chiama Posine, in questo caso. Questo è come appare in Macintosh, ma è assolutamente uguale per quello che appare in
in Windows o in Linux. In lib, in questo caso, ci sono tutti i jar di cui vi parlavo prima, qui ce ne sono vari, dal nome di alcuni di questi si può anche tentare di capire che cosa fanno. E questi sono gli eseguibili. Come vedete, non sono necessariamente un unico file, ma sono tanti file. Generalmente un jar è un gruppo particolare di componenti o addirittura una sola componente. Questi sono gli output. Come vedete, in questo caso gli output sono stati ottenuti in modo diverso. In particolare, ci sono stati degli output che sono ottenuti e che hanno quelli che cominciano con 19. Avevano una strategia in cui i file erano marchiati con la data, i file di uscita, le directory di uscita. Un'altra strategia era numbered, e come vedete qui ci sono ben 42 simulazioni fatte in sequenza sulla stessa simulazione di output. Nella directory simulazioni, come vi ho esposto prima, ci sono varie simulazioni, in particolare c'è una hello.sim, sidereus.sim.trim, underscore sim.trim. Questo è una simulazione particolare che noi non vedremo in questo corso e di cui non vi ho ancora parlato, ma richiederebbe una spiegazione un po' lunga. In particolare, per esempio, una simulazione, in questo caso farò quella che faccio virtualmente girare in questa slide, una simulazione che ha a che fare con un dato digitale del terreno, cioè un dato topografico, e sul dato topografico iniziale vengono fatte delle operazioni, in particolare di riempimento dei buchi. Cioè, in questo caso, la lettura di un dato digitale del terreno, la lettura l'operazione di riempimento dei buchi e poi la terza è la scrittura del nuovo file di output. Come vedete, la lunghezza del vero nome delle operazioni che vengono fatte, come vi accennavo prima, sono molto lunghe, per cui per questo si rende necessario usare un nickname, che è quello che compare a sinistra. Quando viene eseguita la simulazione, in questo caso qua con tutti i dati dentro, eseguendo, cliccando sul tastino che vedete lì, che è il tastino play, vedete che nella parte sotto di terminale vengono mandati dei segnali, insomma dei warnings, degli avvertimenti, in cui il programma racconta che cosa sta facendo. Il programma di solito è terminato quando compare una scritta tipo come quella che vedete in verdino, che è done, 38,19 secondi, che indica appunto che il programma è stato completato in 38,19 secondi. Questi sono secondi di tempo macchina eseguiti dal programma, però siccome i nostri sistemi lavorano spesso in multitask, cioè fanno poi operazioni, in realtà il tempo vero può essere superiore a questo. Diciamo circa, potrebbe essere circa 1 minuto. Il risultato di questa simulazione, tanto per rendervene partecipi, è la produzione di un dato digitale del terreno, che in questo caso poi è visualizzato esternamente con un GIS che si chiama QGIS. Un GIS è un sistema informativo territoriale ed è quello che vedete. Come vedete, è un pezzo di, penso, di Adige, questo a giudicare dalla mappa. E un po' questo è come funziona la console, che poi voi farete insieme con Concetta nella maniera più dettagliata. Ci sono delle ulteriori domande? Ulteriori, no, in verità non ce ne sono state nessuna stamattina, su queste cose che peraltro non sono affatto complicate, che però con le quali è necessario che voi prendiate confidenza. Professore, posso Sì, una domanda? certo. All'inizio ho detto che anche su Linux l'OMS console si apre col file SH, Sì. ma io ho fatto le prove anche con la Concetta aprendo il file jar. Cioè, Si può è fare sbagliato?
il file SH è, parlando di script, il file SH è uno script, no? In un linguaggio che è il linguaggio della shell che lei sta usando in Linux. So che dico dei nomi che per alcuni sono come se parlassi una lingua straniera e sconosciuta. Però mi consenta di cambiare la condivisione un attimo. Vediamo, faccio così. Ok, desktop 1, ok. Share. Adesso vedete il mio terminale, no? No, vediamo ancora la presentazione. Ok, perché non ho chiuso questa, ok. Adesso vediamo. Adesso vedete il mio desktop. Sì. Ok, no, questo adesso apro un terminale. Apro un terminale di color verdino, così si distingue. Allora, questo è un terminale, voi lo avete già visto, diciamo, coloro che usano Windows hanno visto il terminale di Anaconda, che è esattamente la stessa cosa, no? E anche il terminale di Windows, c'è anche un terminale di questo tipo. Qui posso dare dei comandi, per esempio ls, e mi fa vedere qualche directory ci sono. In Linux c'è l'obiettivo. Lo shell non è altro che l'insieme di comandi che io posso dare da questo terminale. Ok. Quindi lei ha un eseguibile, che l'eseguibile è il punto jar, quindi lei può eseguire il jar. Adesso dovrei andare in un posto dove ho la mia... dove ho i miei... Vediamo se no qua solo notebook. Ok, questo qui si tratta di no, niente, vado semplicemente in applicazioni OMS, se lo trovo. Allora, per esempio, vado qui, cd, questo è un trucco che funziona solo con Macintosh. Ok, adesso vedo le directory. Per esempio, qui ho una directory che si chiama console, ho un file che si chiama console.sh. Console.sh, come console.bat, altro non è che un insieme di comandi in cui l'operazione principale è quella di lanciare il jar, che è, questo qua non è molto visibile, ok, che è, vediamo, Java, eccolo qua, e il comando che viene lanciato è questo, come vede, è, che sto sottolineando, è lancia il jar della console, viene lanciato l'eseguibile. Quindi sia il file sh che il file .bat, deve essere console.bat, ls, sì. In realtà contengono, sì, console.bat praticamente è da qui in, questo che ho sottolineato in rosso, contengono nuovamente dei comandi. Il comando finale è questo che vi sto sottolineando e alla fine lancia sempre OMS console.jar. Quindi, okay. Sì, quindi questi due file sono degli script che funzionano a seconda del tipo di shell che lei ha nella sua, nei suoi terminali. Windows ha un terminale che capisce questi bat file che hanno una loro struttura, un loro linguaggio, e in Linux ne può avere vari,
vari shell. In questo caso non mi ricordo più che shell ho, questa mi pare sia la T-shell, questa che vedete qui che sto usando, no, non è, vabbè, no, 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 non mi ricordo qual è il nome della shell che sto usando, ma comunque questo file sh viene interpretato correttamente. Però sì, certo, si può lanciare direttamente il OMS console, però per lanciare OMS console deve lanciare Java, che è questo comando qua. E poi gli deve dare tutta una serie di parametri, che sono tutti questi parametri qua. Allora, facciamo un po' la sintesi della situazione, per esempio. Noi usiamo Python per trattare i dati. Poi usiamo la console e con alcuni comandi di Groovy all'interno per far girare i modelli, che girano in Java. Per far girare il tutto usiamo questi file che sono costruiti per i terminali dei vari sistemi operativi. Sono quattro linguaggi o perlomeno quattro dialetti che noi dovremmo imparare, no? Per cui costruire questi batch file consente di nascondere un po' della complessità che sta sotto. Tutto qua. Okay. Però tutto questo è configurabile, tutto questo è alterabile, tutto questo è cambiabile. Ovviamente richiede di mettersi lì con calma come dei ragionieri a lavorare su queste cose. Per il momento però è come se io non le avessi, cioè le ho risposto, ma tutte queste sono tutte cose che ciascuno di voi si può anche, come dire, in parte dimenticare. Tutta questa complessità dovrebbe rimanervi un po' nascosta. È come se fra un'oretta andremo a preparare da mangiare o mangiare, ma non è che sappiamo cosa c'è dentro il fornello della cucina, semplicemente giriamo un tasto e accendiamo il fuoco e ci mettiamo sopra la pasta. Noi dobbiamo curarci di come cucinare la pasta. Un'altra domanda? Bene, allora io